per me come per Guido non era un generale, era un fratello ormai. Un fratello che è rimasto tale pur essendo un uomo delle istituzioni. Io ricordo che lui cominciato nelle istituzioni con me come capo di gabinetto, prima fino a quel momento era stato solo militare, però poi ha attraversato governi di centrodestra, di centrosinistra e ha avuto da tutti un riconoscimento doveroso per le sue capacità e per la sua linearità. Quando si parla di un uomo delle istituzioni, ecco, sappiate che l'esempio è proprio Claudio Graziano. Lo è stato veramente fino in fondo, anche se per noi è prima di tutto un fratello.